Siamo qui col sindaco avvocato Magliorano che dopo 10 anni circa questo polo museale parte. L'augurio che si fa Latiano per questa nuova struttura importante nel circuito religioso culturale qual è? Latiano dopo 10 anni ha finalmente il polo museale Città di Latiano. Era un appuntamento che tutti i cittadini aspettavano con ansia, perché io credo che tutti noi abbiamo sicuramente una convinzione forte della potenzialità culturale, sociale ed economica del nostro polo museale Città di Latiano. E la Puglia, in modo particolare tutto il Salento, ormai è nella meta e nel desiderio dei turisti. Allora noi dobbiamo essere bravi a promuovere le nostre ricchezze, e tra queste ricchezze abbiamo le nostre chiese, i nostri musei, il nostro mare, il nostro territorio. Noi siamo pronti ad affrontare questa sfida, andremo oggi a inaugurare il polo museale Città di Latiano, cercheremo di fare un museo non più contenitore, un museo diffuso, il cosiddetto museo di comunità, e lo metteremo in rete con l'altro bellissimo museo che abbiamo sul territorio, quello gestito dalla fondazione privata Ribezzi Petrosillo, e lo metteremo in rete con tutti gli altri musei presenti nella provincia di Brindisi e, perché no, anche fuori dalla provincia. E allora questo è un volano, come dicevo, importante. Noi dobbiamo essere bravi a gestirlo in maniera qualificata, in maniera professionale, per uno sviluppo importante del nostro territorio. E si prevede che l'attuale struttura della caserma dei carabinieri sarà sicuramente lasciata dall'arma dei carabinieri. Sì. Quella struttura appartenente alla provincia, avete intenzione eventuale acquisizione come Comune di Latiano? No, perché quell'immobile è di proprietà provinciale e la provincia, che io sappia, ha intercettato un finanziamento per la ristrutturazione di quell'immobile, e pertanto dopo la fase dei lavori la caserma dovrebbe ritornare in quello stabile. Con questa apertura del polo museale qui a Latiano, quali sono le prospettive regionali nel contesto generale del tour religioso e culturale? È bellissimo oggi questo momento di inaugurazione del polo museale, perché risponde a due logiche. Una è la possibilità di vivere, di fruire, di abitare il museo, e l'altra è quella di avere una biblioteca di comunità attiva e funzionale per la città. Attraverso la cultura penso che passino non soltanto tutte le attività di legalità, ma anche le attività che riguardano la crescita dei cittadini, a partire dai giovani, ma non solo. E la biblioteca di comunità, così come il museo, costituiscono gli spazi all'interno dei quali si può davvero crescere. La questione meridionale c'è ancora, anche per questo. Pensate, in Trentino Alto Adige c'è una biblioteca ogni 3.400 abitanti, da noi invece c'è una biblioteca ogni 13.004. Allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sono i luoghi neppure nei quali si possa crescere culturalmente, accanto alle scuole, accanto alle istituzioni, diciamo, educative in genere. E quindi noi dobbiamo rafforzare questi presidi: mostre, cultura che si fa attraverso le attività culturali, gli spettacoli, sono luoghi e attività che fanno crescere una comunità. Su questo siamo. Latiano è, diciamo, un luogo che assolutamente può puntare ad essere centro di attrazione, ma tutta la provincia di Brindisi è ricca di luoghi bellissimi e di possibilità ulteriori di sviluppo. Forse troppo poco si è puntato nel corso degli anni alle attività culturali e ai luoghi della cultura, mentre invece si è puntato probabilmente un po' di più sulla parte industriale, sulla parte manifatturiera. Io credo che, senza togliere niente al manifatturiero e all'industriale, oltre che all'agricolo, noi non possiamo però privarci della cultura e del turismo, perché il mare è bellissimo e i luoghi sono bellissimi. Quindi c'è un progetto regionale per quanto concerne tutta una progettualità ionico-salentina per questo, per fare un binomio mare, cultura, gastronomia, perché il nostro turismo possa andare a avere un valore a livello europeo. Assolutamente sì, questa è una provincia che ha una notevole importanza sotto il profilo delle infrastrutture. A Brindisi c'è il porto e l'aeroporto.
tutta la provincia di Brindisi deve poter approfittare di queste strutture, avendole, diciamo, anche più di altre realtà, dove il turismo è cresciuto nonostante non ci fossero i collegamenti. Allora vuol dire che noi dobbiamo puntare a far crescere l'offerta, le strutture ricettive, gli imprenditori di alberghi, ristoranti, bed and breakfast, stanno lavorando per dare, diciamo, sempre di più spazio a queste attività. Questo significa occupazione, significa lavoro, ma non basta che lavorino solo loro, ci vuole anche un interesse pubblico e un lavoro delle istituzioni pubbliche in rete, in sintonia, in maniera tale che le bellissime realtà, il paesaggio, l'enogastronomia, il nostro paesaggio rurale possa rigenerarsi a favore anche della cultura. L'inaugurazione avviene anche su una intestazione particolare, viene intestata alla memoria, al grande Vincenzo Murra, tuo suocero. Ecco, credo che gli venga riconosciuto un merito che in tutti gli anni non gli è stato mai dato, tant'è che lui è stato anche uno dei fondatori della Proloco di Latiano, vero? Beh, diciamo che oggi inauguriamo il polo museale della città di Latiano, e quello che facciamo oggi lo facciamo grazie a chi ci ha creduto prima, a chi ha raccolto, ha custodito, ha conservato, ha posto le basi perché ci fosse, si arrivasse a oggi. Ovviamente parlo della società civile, tra cui naturalmente anche il professor Enzo Murra, che come presidente della Proloco fu anche fondatore del Museo delle Arti e Tradizioni, ma possiamo parlare di tante persone, tanti volontari e anche della politica, che comunque ci ha lasciato, ci ha creduto, ha tenuto aperti i musei a Latiano, ha consentito di scommettere su queste vicende, ha individuato il sito, ha immaginato anche di contestualizzare le cose, di raccogliere, di mettere insieme. Insomma, diciamo che Latiano ci ha guardato sempre lontano sui musei. E oggi compiamo un passo importante. Naturalmente noi oggi siamo qui grazie a chi c'è stato prima, e quello che realizzeremo domani, che Latiano riuscirà a realizzare domani, sarà grazie a questo passo che compiamo oggi, e quindi una festa un po' di tutti. Professor Guastella, un nome, una garanzia dell'arte e della cultura del nostro territorio. Con questa apertura del polo museale qui a Latiano, quali sono le prospettive nella cultura e nel contesto provinciale? Beh, insomma, l'inaugurazione di un museo è di per sé stesso un avvenimento sicuramente rilevante. Rilevante anche il percorso che ha portato a questa tappa, un percorso lungo, e quando dico lungo dico di un percorso decennale, perché in effetti poi noi valutiamo quelle che sono state le esperienze, le risorse messe in campo, le attività svolte in tempi molto recenti, ma soprattutto per quanto riguarda Latiano, ed è quello che dirò anche questa sera, non ci dimentichiamo che queste attività museali e queste ricerche sono state avviate negli anni 90, penso ai 4 volumi dedicati ai beni culturali di Latiano, penso agli anni 70, all'inaugurazione del Museo delle Tradizioni Popolari, di fatto un aspetto pionieristico per il territorio, cioè mettere a valore la cultura materiale. Per cui dal punto di vista, diciamo, squisitamente legato all'inaugurazione, siamo ad un avvenimento importante. Adesso il problema rimane quello di gestire e fare di questo momento una opportunità pedagogica, educativa, intanto per le nuove generazioni, ma naturalmente per il pubblico più ampio. Oggi si apre questo museo polifunzionale. Il vostro museo del sottosuolo è parte integrante di questo discorso? Sì, fa parte integrante, è uno dei 5 musei che costituiscono il polo museale. È un museo molto particolare, è l'unico museo scientifico, diciamo, della zona, e quindi come tale, insomma, stiamo qui per poter valutare quello che, come hai detto tu, i tesori del nostro sottosuolo. Vediamo adesso di riaprire un pochettino le porte al Museo del Sottosuolo, che purtroppo è rimasto chiuso dal 2005 fino ad oggi, per via di una serie di vicissitudini, tra cui anche la ristrutturazione dello stabile che adesso ospita il polo museale. E niente, insomma, adesso con la riapertura del Museo del Sottosuolo dovrebbero essere riattivate tutte quelle attività che fanno da corollario a quello che è un museo a tutti gli effetti. Con questa apertura del polo museale, quali sono le prospettive per Latiano per un circuito culturale religioso? Ma
Guardi, è un arricchimento al quale noi stiamo pensando da anni, tante volte anche col sindaco che fa parte del nostro consiglio direttivo ne parlavamo, e sono veramente felice, credetemi, che Latiano torni ad essere la città dei musei.